invece dall'altra del gol storico dell'Italia contro la Cina, gli ottavi di però bandierina alzata, continua a giocare però di Bernauer, viene chiusa dal centrocampo del Milan, Zane Bernauer, quindi lo scambio tra Giuliano e Andres, attenzione però al Milan, un reparto offensivo si è mosso molto, la caccia da Vanessa Bernauer attaccata da Zane, viene chiusa proprio dal centrocampista sudafricano. Di testa a mettere fuori di Krisciel, non è buono però, attenzione per Bergamaschi, chiusa da Egerberg, ancora Milan con Jane da Testrup, anzi no, si riprende quindi con la rimessa dal fondo, andiamo quindi da Fabiola Rizzi per sentire l'umore della panchina giocatore in questo secondo tempo, con Andrade, Jane attaccata da Andressa, Sofia prova ad arrivare, si riprende quindi con il calcio di punizione per il Milan, adesso Grigi prova subito a intercettare in media Sofia, Bergamaschi dietro da Jane, spazio per errore, quindi Giuliano sbagliato però il passaggio, ancora Milan con Jane, ancora Jane, vede a destra Rizza, c'è il varco giusto per Rizza, capisce tutto però Nantina e Florenzia, il derby toscano,